Sormaz, ancora Tani. Ferrara va a cercare Petrova, fermata con le cattive ancora da Iamu, si lamenta Petrova con la coppia arbitrale, c'è il rischio di infrazione di passi, arriva a 9 metri, provvidenziale per il favore dell'Ariosto. Tanic, palla nell'angolo, non riesce ad arrivare questo pallone nell'angolo, 5-4 il punteggio, 9 i minuti di gioco. Petrova cerca e trova Tanic, palla sotto all'incrocio, 6-4. Continua a cercare, a trovare l'allungo giusto Ferrara. 6-4, risultato che certifica che l'Ariosto è assolutamente in partita. Assolutamente sì, il pallone non scotta nelle mani di Maja Tanic, giocatrice di temperamento e di personalità, anche nella partita di domenica si è assunta delle responsabilità importanti e spesso portando a termine positivamente l'azione personale. Rossi, il pallone per Ucchino. Iamu, ancora Rossi, cerca l'angolo, trova il gol, un gol molto molto bello per Margherita Rossi, giocatrice non altissima ma esplosiva. Beh, anche domenica Margherita Rossi ha disputato una partita sontuosa nonostante la sconfitta, e qui probabilmente il fallo c'era sulla terzina Stefani Petrova. Iamu va a portare il 6-6. Qui probabilmente è sfuggita una chiamata arbitrale. E adesso è sfuggito anche il pallone dalle mani di Aizomur Sormaz. Questa volta ci mette una pezza Elisa Rossi, perché è ancora una palla persa gratuita a metà campo dalle padroni di casa. Tanic per Sormaz, Soglietti nell'angolo, palo da parte di Soglietti che recriminava anche per un possibile rigore. Non arriva il fischio arbitrale, partita rovente al pallaboschetto. Iamu, spazio, spara, c'è il gol del vantaggio di Prato, è una partita impossibile da decifrare. Parziale di 3-0 per Prato, che sembrava un attimo in difficoltà, ha ricucito lo strappo, addirittura ha sorpassato in questo frangente con una Iamu, Charity Iamu, incontenibile in certi frangenti. Tanic cerca nuovamente Sormaz, boati assordanti quelli del pallaboschetto, qui si allacciano Micotti e Soglietti, battuto a 9 metri. Petrova, Tanic, Angelini, Sormaz prova l'uno contro uno con Iamu, deve tornare da Tanic, brava Tanic che se ne va, e qui in effetti potevano starci due minuti. Sì, potevano starci. Tanic ha puntato Iamu, la giovane stella di Prato non ha potuto esimersi da fermare fallosamente l'atleta italo-serba di Ferrara. Posta in palio notevolissima in una partita senza ritorno, in una gara che non ha deroghe, in una gara che deve per forza vedere una vincitrice e una salva in questo caso. Attacca ancora Ferrara, calcio della parità, Petrova spara, qui però 9 metri c'è. Ma io penso proprio che in questo caso il contatto falloso poteva essere sanzionato. Assolutamente sì, Martinelli per Rossi, Iamu, autostrada per Iamu, palo, resta inviolata la porta in questa azione per Elisa Ferrari, stiamo vedendo di tutto. Paradossalmente Iamu abbastanza libera, non ha trovato la rete quando marcata a volte da due avversarie, spesso riesce a produrre il massimo per quello che è l'attacco di Prato. Tanic, dovremmo aver risolto i problemi tecnici. 7-6 per Prato, che guida qui al pallaboschetto dopo 12 giri di lancette completati. Attacca Ferrara per la parità, Petrova, Soglietti, la palla su Tanic, al limite dei passi, arriva la chiamata di 9 metri, rischiosissima questa scelta da parte di Tanic, che porta a casa 9 metri. Petrova, Ferrara attacca l'uno contro uno, eccola Tanic, Petrova, buona la scalata, Sormaz in sottomano, Felet tira via il pallone dalla porta, riflesso notevole per Felet, che anche nella partita di domenica, soprattutto nella prima frazione, era sembrato insuperabile. Ora Iamu impegna severamente Elisa Ferrari, che risponde con una prudenza. Eh sì, è chiuso il primo palo, qui aveva chiuso bene il polso Iamu, non c'è stata fortuna nel tiro ma anche la bravura di Ferrari. Soglietti,
7 pari, parità il Boschetto, e la capitana dimostra, continua a dimostrare da quell'attacca di avere una certa affidabilità. Beh, quando il pallone scotta nelle mani di Katia Soglietti è sempre ben riposto, è una giocatrice che ne ha viste tante di battaglie come queste e non gli tremano i polsi sicuramente. 13 giri di lancette, noi siamo stanchi come al trentesimo del secondo tempo, perché è veramente difficile fare una telecronaca su questo campo, ma è bellissimo. Beh Enrico, io penso che fino all'ultimo minuto le squadre saranno punto a punto, perché si equivalgono, grandi difese fino adesso. Nicotti smarcata da Rossi, traversa di Nicotti con Ferrara che fa ripartire l'azione, errori importanti per Prato al tiro dai 6 metri. Tanis, buonissima transizione, palla per Angelica Manfredini che tira fuori dai 6 metri, sfortunata Manfredini, Tanic non poteva trovare corridoio diverso. Tanic ha servito un assist meraviglioso, ora Nicotti in grande libertà trova il secondo palo, nulla può esasperare in questa occasione. Questo, permettimi, è un grande gol, perché la porta è stata oscurata da Ferrari e Nicotti ha scelto l'unica soluzione di tiro possibile. Diagonale vincente, perfetto, perfetto, palla sul secondo palo e le ospiti nuovamente in vantaggio. Tutto esaurito il pallaboschetto, permettimi, che bellezza. Beh, una cornice di pubblico che è uno spot pubblicitario per la pallamano. L'impianto ferrarese molto bello, oggi offre il meglio di sé. Tanic va a cercare Chiara Ferrara, rifiuta l'attacco, torna dalla propria centrale, deviazione, palla che finisce in rete. È una deviazione spiazzante per Fevez. Qui Prato l'ha difeso correttamente. Sì, tutto bene, quello che una volta sarebbe stato un autogol. E ora altro errore gratuito di Prato con Tanic che rimette velocemente per Petrova. Petrova, corridoio per Soglietti, costretto a fermarsi Petrova, eccola Sormaz. Tanic dà un'occhiata a Soglietti che si trova nel posto giusto al momento giusto, scatenata Katia Soglietti in posizione di pivot, torsione, piede perno e palla sul primo palo, azione perfetta. Ovunque Soglietti in questi primi attacchi. Beh, è una giocatrice che queste partite deve essere lei a far vedere che l'esperienza non è una cosa casuale. La differenza in questo momento, permettimi Beppe, la sta facendo l'efficienza delle ali. Qui Katia Soglietti sta alzando le percentuali. Vero, come dall'altra parte anche Nicotti è stata quasi perfetta. Ora è Yamu che rischia di perdere il pallone con un servizio per Borini troppo veloce. Chiamato il passivo, deve tirare Yamu col palleggio, prova ad andarsene. Grande azione di ball handling qui, se fosse basket sarebbe un buon play. Sì, buona anche la difesa di Maja Tanic. Yamu toglie il palo incrocio, la ragnatela dall'incrocio dei pali, palo interno e rete. Questo è imparabile, questo è un super gol da parte di Charity Yamu. 9-9 dopo un quarto di gara, avevi azzeccato quello che sarebbe stato il tema della partita, parità assoluta. Beh, anche domenica le squadre si sono equivalse per lunghi tratti della partita, con Ferrara che ha fatto qualche strappo e le toscane che hanno rintuzzato ogni vantaggio. Petrova per Tanic, Soglietti si mette a disposizione, c'è il fallo da parte di Yamu e adesso Soglietti diventa anche un elemento di marcatura quasi a uomo per la Tuscia Prato. 9 pari, 17 di gioco al boschetto. Serie in enorme equilibrio, 1-1 nella serie, 9-9 gara 3. Manfredini, Sormas potrebbe anche pensare di sparare, palla difficile, la raccoglie, non è invasione. Sormas prima si prende dei rischi e poi trova il gol. Beh, questa è stata, dopo un errore ha compiuto veramente una cosina pregevolissima da terra, è riuscita con il polso a deviare la sfera alle spalle del portiere Felet. Gara che vale una stagione. Come vedi la scelta di cambio difesa attacco sistematico, Ottani per Sormaz. Beh, Ottani che di fianco a Manfredini e Petrova compone un muro molto pesante per l'attacco toscano. Martinelli cerca un varco, trova Rossi, Rossi palla difficile, la sporca Tanic e rende impossibile l'attacco. È entrata anche Melissa Gurra in campo che riceve, eccola Gurra. Rossi spara, la parata di Ferrari e poi c'è Ottani che dà una mano e aiuta a completare l'azione difensiva. Preziosa Ottani in questo caso. Brava Sara Ottani ad anticipare Nicotti sulla ribattuta del portiere.
sfondamento da parte di Stefani Petrova. 18 minuti di gioco nel primo tempo, 10-9 per Ferrara. Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo. Ci stiamo oggettivamente gustando una partita che, oltre alla posta in palio importante, mette in campo anche dei contenuti. Grande pallamano, grandi difese che nulla concedano, e bisogna proprio essere ottimi attaccanti per averla meglio di questi schieramenti difensivi. Si cerca la giocata Rossi, si arrangia col palleggio, palla per la conclusione di Borrini, che manca la porta col mancino. Esulta in questo caso Elisa Ferrari. Ferrara va a cercare l'angolo, lo trova, soluzione perfetta stilisticamente. 11-9, il più 2 era già stato toccato, è il massimo vantaggio. Si è sbloccata Chiara Ferrara dopo un paio di errori abbastanza severi. È una giocatrice che è importante, perché se da una parte tanto time out chiamato dal coach Di Prato, se sul lato destro Katia Soglietti sta producendo, è necessario che anche dall'altra parte, sul versante mancino, Chiara Ferrari sia sempre in grado di impensierire la difesa toscana. Piccolo misunderstanding fra tavolo e arbitri, che si spiegano adesso, perché non si capisce se è 11-9 o 11-10, è cambiato due volte il tabellone. Noi ovviamente andiamo a rettificare come da tabellone, come ovvio che sia. 18-19 minuti di enorme intensità. Beh, partita bellissima, d'altronde non poteva essere diversamente. Le atlete non si risparmiano, come dicevamo prima, reparti difensivi che stanno veramente dando il meglio, rendendo complicatissima la costruzione della manovra e la possibilità di trovare spazio per andare alla conclusione con facilità per entrambi gli attacchi. Squadra in campo nuovamente, andiamo a vedere anche gli effettivi. Per Prato, Felet in porta, Martinelli sulla casella di terzino destro, Rossi, Iamu completare gli esterni, Ucchino pivot, Borrini e Martina Micotti sono le due ali. Per Ferrara nessun cambio, con Ferrari in porta, Ferrara e Soglietti le due ali. In attacco ci sono Tanic, Petrova, Sormaz e Manfredini. Martinelli, Ucchino, la palla è per Iamu. Buonissimo intervento difensivo di Soglietti, che si prende dei rischi ma stoppa l'azione. Sì, ha fermato Rossi, fallo ineccepibile, e toscane che ripartono con Iamu. 20 di gioco, più 2 per l'Ariosto. Gran palla di Rossi per Ucchino, palla persa perché Manfredini recupera. Soglietti, lancio baseball, Ferrara solo davanti a Felet, palla alle spalle dell'estremo difensore di Prato. Più 3, e questo comincia a essere un vantaggio importante. Si sta scaldando Chiara Ferrara, non ha sbagliato, ma Katia Soglietti è stata anche fantastica in un assist, liberando sola davanti al portiere la propria compagna. Si sta scaldando anche Martina Lobiundo, possibile scambio fra Ferrara e Lobiundo nella parte finale della stagione. È successo spesse volte anche nella partita di domenica. Super Ferrari che chiude su Iamu, contropiede, lancio baseball, eccola Chiara Ferrara, più 4, e adesso allunga l'Ariosto in maniera marcata. Primo break con le padroni di casa che tentano la prima fuga. Vediamo se Prato avrà le forze e le capacità di ricucire, come è riuscita in tante circostanze nella seconda sfida di domenica scorsa. Rossi, Martinelli, la palla per Iamu, uno contro uno, Ucchino a cercare ancora Iamu, uno contro uno, Rossi non trova spazio, sempre rischio di persa, la perde Ucchino. Soglietti subisce fallo da parte di Iamu, può ripartire Ferrara, più 4, palla in mano, è rientrato dal timeout, 0-2 Prato. Beh, comunque Prato non è che ci stia a lasciare guardare Ferrara scappare via nel punteggio. È una formazione di rango, ha venduto cara la pelle sia domenica e si è aggiudicata il primo match di questa bellissima sfida, quindi è vietato pensare che Prato sia già morta. Soglietti, viene fermata da Martinelli, si riprenderà con
possesso per Ferrara. Tanic prova a tirare, para Felet, questa è una parata pesante, il più 5 sarebbe stato un divario molto molto ampio. Sì, importante, Felet tiene in corsa le compagne, perché andare veramente sarebbe stato il primo distacco importante, anche dal punto di vista psicologico avrebbe potuto pesare parecchio. Rossi, vediamo, circolazione sugli esterni per Prato che rimette Iamo nella condizione di tiro, palla per Borrini, ancora Elisa Ferrari ha chiuso la porta. Beh, Elisa Ferrari è una sentenza, quando lei sa sempre dove posizionarsi, e anche questa volta è stata protagonista in assoluto. Tanic, palla per Petrova. Petrova per Mariana Tanic. Sormaz a dare una mano. Eccola Stefani Petrova. L'uno contro uno reiterato di Tanic. Buona la difesa di Prato. 9 metri. Resta a terra Tanic, che poi si rialza. Probabilmente avrebbe voluto anche qualcosa in più del 9 metri. Fallo era netto da parte di Rossi, riparte la stessa Tani, alla persa, no, c'è il fallo, 9 metri, però c'è già passivo, deve andare al tiro a Secur Fox. Vediamo se sarà Sormaz ad andare alla conclusione, eccola Sormaz, missile, para Felet, ancora Felet a battezzare il palo. Era un bel tiro da parte di Asenur Sormaz, Felet ancora una volta ha chiuso lo specchio della porta. Iamu prova ad andare da Micotti, para, anzi deviazione provvidenziale di Soglietti per il lancio di Ferrari. Soglietti rischia la persa, la perde, ma il possesso è per la Secur Fox. Qui Margherita Rossi, non si capisce cosa abbia sbagliato, errore anche da parte della Secur Fox col contropiede aperto. Rossi mette la palla in porta, tanti errori, soprattutto ho visto giocatrice ferma invece di rientrare precipitosamente in difesa, cosa che non deve accadere, l'errore può starci, però subito pronte a difendere. Lobiondo, Secur Fox avanti 13-10 dopo 24 giri di lancette. Petrova, Tanic, grande giocata da parte di Tanic, ottima difesa, e Uppino qui ci va con le cattive, diciamo. È stato un contrasto veramente pesante fra Tanic e Uppino. Nessuna di queste tirate indietro. Vabbè, sono due giocatrici esperte, sanno come attaccare e sanno come difendere. Tanic, Petrova, il taglio di Soglietti, ignorata. Sormaz, Tanic, potrebbe andare dallo biondo. Giocata difficile, Sormaz col palleggio, buona la difesa di Prato. Sì, Iamu ha chiuso Sormaz nel momento in cui Ferrara aveva superiorità numerica sul versante destro dell'attacco. Petrova, chiamato il passivo, Sormaz, ancora una buona difesa da parte di Ucchino. C'è in campo tiro di Tanic, palla fuori. Ottimo approccio difensivo da parte di Melissa Gurra, è andato a dare minuti di fiato a Martinelli. Gurra, Iamu, ancora Iamu a sfidare Ottani, rischio di persa, si prova a girare Ucchino, 9 metri per Virginio Ucchino. Ad onore del vero la difesa su Ucchino è stata ottimale in questo primo assolutamente tempo. Si lamenta il pivot di Prato, però la difesa di Petrova e Tanic è stata esemplare. Ancora Borrini, Iamu prova la conclusione, manca la porta, ha calato decisamente i giri del motore Charity Iamu, buon per la Riosta. Sì, sono due conclusioni che non trova lo specchio della porta, giocatrice che però difficilmente, tanto Sormaz sull'altro versante buca la difesa di Felet. Più 4, l'Ariosto prova a mettere la freccia, ancora Rossi, viene fischiato un fallo, sono cambio possesso. Si lamentano le giocatrici di Ferrara perché l'attaccante di Prato ha tirato in porta anche dopo il fischio, impedendo il contropiede. Nel frastuono non l'ha sentito. Possibile, assolutamente sì. Tanic,
più 4 palle in mano per l'Ariosto che attacca per il nuovo massimo vantaggio. Tanic per lo biondo. Sormaz cerca la giocata, trova Tanic, doppio palleggio, ancora Sormaz, cerca l'uno contro uno, Tanic per Soglietti, fallo e palla ancora per l'Ariosto. Buona difesa di Micotti su Soglietti in questa occasione, l'arbitro vede un fallo e ferma l'azione. Sormaz, buona l'imbucata per Manfredini, la capisce prima Ucchino, contropiede aperto di Gurra che stringe verso il centro, palla per Borrini, palla in porta, grande azione, transizione perfetta. Ma niente da dire, tutto parte da un'ottima difesa, lancio, contropiede, Borrini si è fatta trovare pronta e sul primo palo non ha lasciato scampo a Ferrari. Tanic va a consegnare nuovamente il pallone a Petrova. Petrova fa partire la giocata, rischia la persa, riesce a recuperare la sfera. Tanic ancora, rischio di persa, persa palla da parte dell'Ariosto, prova a partire il contropiede di Prato che con poco spazio per la transizione preferisce correttamente ragionare. Questa volta l'Ariosto si è schierato velocemente in difesa impedendo la ripartenza di Prato. In campo Viola Rossi in ala, la palla per Margherita Rossi. Gurra, Iamu, palla imprendibile qui di Iamu, sta sbagliando tanto Iamu. È un periodo che fra tiri in porta che non trovano lo specchio e passaggi laterali non precisi sta condizionando in negativo la squadra ospite, però non pensiamo che possa essere questo il livello perché tornerà a essere sicuramente protagonista. Petrova, Tanic, ancora Soglietti, Petrova, cerca Sormaz, Tanic ancora, non c'è spazio, Eisenhower spara addosso a Ucchino, vediamo se c'è spazio per un contrattacco, non arriva la chiamata di passivo, braccio che però verosimilmente si alzerà a breve. Petrova, Tanic, buono movimento difensivo da parte di Prato, poi viene fischiata un'inversione. Presa di Prato con Ucchino protagonista nel sbarrare la strada a Maja Tanic e palla che passa di mano, attaccano le toscane in maglia grigia. Gurra, 14-11, dal più 5 potenziale al possibile meno 2. Era preventivabile che Prato non ci stesse a lasciar passare Ferrara e a concedergli il primo strappo. Iamu, Rossi, prova a far attaccare Viola Rossi, para! Elisa Ferrari gli dice di no. Poi Soglietti prova a guidare la transizione. Ultimo minuto di gioco di questo primo tempo, più 3 per l'Ariosto. Tanic cerca Sormaz, Sormaz para Felet, para Felet, parata pesantissima, ma una grande parata perché fra l'altro Sormaz si era liberata bene e ha fatto tutto quello che si deve fare, ma Felet ancora una volta protagonista. 30 al termine, la palla passa a Prato, cartellino in mano per coach Britos, ma è possibile che non ci sia tempo per chiamare un time out. Ucchino, Gurra, Iamu, tenta l'uno contro uno, spara, c'è il fallo da parte della difesa di Ferrara. 10 secondi al termine, vediamo se c'è spazio per un tiro giocato, per un tiro franco. 4 secondi al termine, Iamu cerca la giocata, palo, non c'è fallo, finisce qua il primo tempo. 14-11, grandissima intensità. Grandissima intensità, ottime difese, come dice il punteggio. Raramente si è visto in questa stagione l'Ariosto Ferrara subire solo 11 reti nella prima frazione. Bene così per le padrone di casa. Top scorer Katia Soglietti, 14-11 dopo i primi 30 minuti. Break per noi, ci risentiamo tra poco.
Ben ritrovati amici sportivi dal Pallaboschetto di Ferrara. Si riparte con il secondo tempo, 14-11 primi 30 minuti. Questi sono gli ultimi 30 minuti della stagione, qualsiasi cosa succede. Beh, sono di una importanza vitale per entrambe le squadre. Prato è chiamata a partire subito forte per recuperare, cosa che non accadde nella partita di domenica, dove fu l'Ariosto a uscire meglio dagli spogliatoi. Secondo tempo che è appena ricominciato, gentili amici sportivi all'ascolto, con in campo Giulia Martinelli, Margherita Rossi, Charity Yamo, Virginio Chino, Martina Amicotti e dall'altra parte Beatrice Borrini, porta Fellet per Prato. Ferrara invece schiera Ferrari fra i pali, schieramento difensivo con Lobiundo, Tani, Ciottani, Manfredini, Petrova e Soglietti. C'è una scelta divergente arbitrale, l'arbitro di linea aveva consegnato il rigore a Prato, l'arbitro di campo invece solo 9 metri, si propende per il 9 metri. Sì, 9 metri con la diga Manfredini Ottani, che aveva ancora una volta fermato Yamu. Palla fuori, non inquadra la porta. Non è stato fino a questo momento il pomeriggio di Yamu. Che palla di Elisa Ferrari. Ha praticamente segnato mezzo gol. Martino Lobiundo in salto. Ricordava il miglior Pirlo. Lancio perfetto, millimetrico, e bravissima Martino Lobiundo a concretizzare. Ottani, ottima difesa. Sara Ottani sta facendo una difesa clamorosa. Veramente la fase difensiva delle ragazze al centro del bunker ferrarese, Manfredini, Ottani e Petrova, stanno veramente facendo vedere chiaramente lo specchio della porta a Yamu e compagni. Martinelli, la palla per Margherita Rossi, ancora Martinelli, Ucchino, palla rischiosa, Yamu ancora, Martinelli perde la maniglia, la riconquista, passivo chiamato con rapidità dalla coppia arbitrale, ancora Rossi, attenzione a Yamu, trova il tiro, Ferrari ha trovato la quadratura, Yamu non passa più. Che parata di Elisa Ferrari, è andata a togliere dall'angolino basso, bravissimo il portiere, ancora una volta protagonista. Tanic va a muovere immediatamente il pallone verso Petrova. Sormaz, Tanic ancora, rigore, e qui Yamu ha difeso proprio male. Eh sì, ha lasciato solo Ucchino a dover fronteggiare l'attacco di Maya Tanic, sanzione arbitrale in dubbia, e Katia Soglietti davanti a Felet. Parata, Felet dice di no a Katia Soglietti, questa è gran parata. Sì, perché è veramente andata a cercare con la mano destra e a spostare dallo specchio della porta la conclusione di Katia Soglietti. Rossi, ancora Yamu. Rossi, grande giocata e gol molto importante. Entrata in campo anche Chiara Della Maggiore. Solo applausi per Rossi in questa occasione, è veramente perfetta e ha ottenuto il massimo dall'azione personale. Sormaz nell'angolo per Martina Lobiundo. Sormaz ancora, Tanic. Oh, questa è un'ottima difesa da parte di Prato. Scintille fra Tanic e Ucchino. Penso che sia già il quarto, quinto scontro pesantissimo, senza esclusione di colpi. Rischia la persa, l'Ariosto la tiene. Tanic ancora, buonissima difesa da parte di Ucchino. E le proteste da parte del pubblico. E continua la sfida nella sfida tra la numero 9 e la numero 23. Sormaz para Felet, la palla resta lì, doppia parata di Felet, buona la difesa di Prato che parte nella transizione con Yamu, va via Soglietti, non riesce il fallo, Yamu fa tutto da sola, dice di no, c'è fallo, qui protesta Prato. Non ha tutti i torti, perché Yamu ormai era sola davanti al portiere avversario, ha infatti anche concluso in fondo alla rete, però fischio arbitrale, ha vanificato tutto e riparte Rossi con una nuova azione. Duello clamoroso fra Ucchino e Tanic. Bello, una sfida nella sfida. Ucchino,
per Iamu. Martinelli, la difesa di Ottani molto buona ancora. Che difesa che sta facendo Sara Martinelli, la rubata di Sara Ottani. Qui si arrabbia l'Ariosto e ha ragione. Non mi sembrava sanzionabile questo intervento di Sara Ottani, che sta disputando una gara difensiva veramente ottima. Iamu, Rossi, eccolo il passaggio in ala, trova un grande gol Borrini. Meno due Prato, ma che partita stiamo vedendo. Prato non è morta come era previsto, sta provando a rientrare in partita punto su punto. Ferrara non ci sta e ora con Sormaz prova a riportarsi sul più tre. Sormaz per Lo Biundo in ala, gol pesantissimo di Martina Lo Biundo. Grande giocata qui di Martina Lo Biundo. Azione corale, palla in ala e Lo Biundo sul secondo palo ha trafitto Pellet, che questa volta nulla ha potuto. Iamu, più tre per l'Ariosto che ora deve difendere. Martinelli, gara tutta in rincorsa per Prato, un po' come in gara 2. Ucchino va a prendere posizione pizzicando la linea d'area. Borrini viene fermata, c'è fallo. Questa è una gara dall'enorme intensità fisica, da una parte e dall'altra. Ma ci sono degli scontri difensivi veramente al limite del regolamento, però è giusto così. Gran gol qui per Charity Iamu, che si sblocca. È anche un gol che toglie un po' di pressione dalla giocatrice. Beh, Iamu aveva un attimo le polveri bagnate, però è una giocatrice di classe eccelsa, con tantissimo... bravissima Tanic! Risponde Maya Tanis dall'altra parte con un grande gol. Rossi, la palla a Palombella della Maggiora, prova ad attaccare, gran palla per Ucchino, para Ferrari, palla fuori, ma che parata da parte di Elisa Ferrari, difficilissimo. Si sta esaltando Elisa Ferrari, già di suo è un portiere di livello altissimo, più quando è in trance agonistico rischia veramente di diventare un fattore assoluto nella partita. E lo è come? Anche perché Prato in 37 minuti ha prodotto 14 reti. Attacca Rossi adesso per il nuovo meno 2. Borrini cerca un varco, tutto chiuso. Martinelli prova ad incunearsi, Martinelli ci ripensa. Ancora Margherita Rossi della Maggiora. Iamu, passivo alzato da parte degli arbitri. Borrini prova ad incunearsi e c'è il cambio possesso. C'è l'errore da parte di Borrini, forse una sbracciata su Tanic. Forse una sbracciata su Tanic, che sembra però poter rimanere in campo. Beh, non è una, attenzione, colpita in volto Maya Tanic. Campo Pavanini. Sarà Pavanini a doversi prendere importanti responsabilità. Costanza Pavanini in campo nel momento più delicato. Forse toccata in un occhio Maya Tanic, che ora sta ricevendo le cure dello staff sanitario, e Costanza Pavanini in cabina di regia. Brutta persa qui da parte di Sormaz e giustamente c'è l'infrazione di passi. Questo è un errore grave da parte di Borrini. Sì, perché aveva ampie scelte, poteva fare ciò che voleva con quel pallone, non era neanche pressata più di tanto. Errore gratuito grave. Petrova, ancora Soglietti, Angelini, ottavo di gioco della ripresa, più tre per la Segur Fox. Ancora Petrova, Sormaz, grande idea, non passa questa palla, mantiene il possesso, Petrova rischia la persa, eccolo il pallone giusto per Martina Lo Biundo, più quattro, palla in fondo al sacco, un gol molto pesante questo. Bellissima, bellissima l'azione, bravissima Martina Lo Biundo, perfetto il diagonale sul secondo palo. È proprio così, due gol consecutivi molto molto pesanti in ottica seria per Martina Lo Biundo. Si è fatta trovare pronta, chiamata da Carlos Britos, ha risposto alla grande dando un segnale molto importante per lei nella partita. Siamo della Maggiora, palla per Margherita Rossi. Burra, Burra va a cercare il varco, gran gol, è passata dove lo spazio non esisteva. Meno tre per Prato. E qui il pubblico chiede due minuti per ostruzione sulla ripartenza. Sì, Rossi è passata nel cerchio di centrocampo intanto che Manfredini riceveva palla. Direi nulla di gravissimo, si riparte con palla in mano a Pavanini.
sta provando a rientrare in campo Tanic. Intanto c'è ancora Pavanini a cercare di impostare, brutta persa qui da parte della Securfox. Attenzione a contropiede aperto con Gurra che se ne va in palleggio, manca la porta da 6 metri. Gravissimo, questo è un errore grave per una giocatrice di questa classe, di questo livello. È andata bene qui alla Securfox con una palla persa che poteva portare almeno 2. Si resta sul più 3, 10 minuti di gioco, 20 minuti alla termine del campionato. Più 3 e nuovamente Maya Tanic in cabina di regia a comandare la manovra ferrarese. Soglietti, Sormaz spara sotto all'incrocio, più 4. Questa giocatrice è stata presa per questo tipo di tiro. Questa volta lo ha dimostrato, bravo Katia Soglietti a recuperare. E ha capito tutto la capitana che vuole il contropiede, più 5, più 5, più 5 per l'Ariosto. E adesso la partita prende una direzione parziale aperto da parte della Securfox. Primo strappo importante per Ferrara, buona difesa e precisione in attacco. 6 a 4 di parziale aperto, un nuovo più 2. Ferma il gioco, infatti Maglie, coach di Prato, ferma giustamente la partita, meglio pensarci sopra e rischiare, perché Ferrara sta rischiando di scappar via. È proprio così, time out, prova Valentina Megli a fermare il cronometro. È una Securfox che probabilmente così difensivamente non abbiamo mai visto. No, beh, lo dice, guardi il tabellone, vedi 15 reti subite, diciamo abituati ahimè ad altri passivi a Ferrara. L'attacco funziona, la difesa sta andando alla grande, tant'è che Prato sta avendo tantissime difficoltà a costruire azioni di tiro lineari che possano portare ai terminali offensivi a concludere pericolosamente, cosa non era successo nella prima partita di questa sfida, dove Prato aveva realizzato addirittura 41 reti aggiudicandosi il primo punto. Squadre nuovamente in campo, o meglio Prato è già in campo. Si fa attendere un po' la Securfox che giustamente cerca di attingere al massimo del riposo possibile. È un po' una gara al massacro perché è una gara 3 pesantissima per due squadre che hanno già fatto 2 turni playout in pochi giorni. Vero, di questo, proprio per questo motivo Enrico, bisogna applaudire tutte le ragazze che stanno fornendo uno spettacolo veramente bellissimo qua in un palaboschetto gremito, la cornice pubblico è ideale per un grande spettacolo come stanno offrendo le due squadre. Iamu, Rossi, Gurra, gli riconsegna il pallone, ancora Iamu, cerca spazio ma non c'è, sta difendendo benissimo la Securfox della Maggiora, non può attaccare, ancora Rossi, Iamu, tutto chiuso, non c'è ampiezza, prova a entrare, c'è la recuperata da parte di Della Maggiora e c'è il rigore concesso a Prato, rigore concesso a Prato, e qui è stato fatto quasi tutto bene. C'è stata una contesa fra Soglietti e Della Maggiora, ha avuto la meglio l'ala toscana, l'arbitro ha sanzionato un penalty che Michetti si sta prestando alla trasformazione. Micotti, para Rossi, para Ferrari, para Ferrari, parata fondamentale, bellissima parata, è bello l'atteggiamento di Alicia Ferrari che sta caricando tutti gli spalti. Più 5, palla in mano per la Securfox che prova a mettere ancora più il naso avanti. È ovviamente una clessidra che adesso pende dalla parte di Ferrara. Sormaz per Petrova, Tanic prova l'uno contro uno, c'è Ucchino a fermarla, grande idea di Petrova, non passa questa palla. Rossi recupera palla, peccato davvero perché questa poteva essere un'azione pesantissima. Sì, bisogna dare merito anche alla difesa toscana che ha saputo contenere, e ora Rossi trova la parte esterna del palo. Questa è anche una notevole dose di sfortuna per Prato perché nell'uno contro uno era stata micidiale Margherita. Beh, Margherita Rossi è protagonista dall'inizio di questa serie e questa volta è stata sfortunata, poi ha fatto tutto bene, ma alla conclusione ha colto la parte esterna del palo alla sinistra di Elisa Ferrari. Stiamo vedendo Beppe
in tutte e due le squadre giocatrici che non meriterebbero la 2. Assolutamente, il livello di questa partita è da piani alti della classifica. Sormaz rischia la persa, deve palleggiare insistentemente Tanic per evitare la persa. Ancora Sormaz, Tanic sfida Iamu, para Felet a due mani. Vediamo se c'è spazio per un lancio, palla difficilissima, la raccoglie in qualche modo Martina Micotti, va vicino al rischio grosso qui Tanic. Ottima difesa di Tanic, Micotti ha scivolato a terra, fallo giusto e riparte della maggiore. Iamu si salva col palleggio, ma che difesa che sta facendo la Secur Fox. Iamu rischia la rubata, Soglietti vicinissima alla rubata. Ma come sta difendendo Beppe Ferrari? Sì, ha toccato il pallone che è terminato a lato, difesa veramente sontuosa dall'inizio della partita per Ferrari. Rossi, uno contro uno, conclusione che manca la porta, non c'è fallo dicono gli arbitri, lancio baseball, non è esattamente la contropiedista migliore Angelica. No, anche perché il pallone era a metà strada fra Angelica Manfredini e Katia Soglietti. Non è lei la giocatrice da lanciare in contropiede. 15 di gioco, Iamu se ne va, c'è rigore e due minuti per Petrova. Ineccepibile qui la decisione. E Charity Iamu a terra che chiama soccorso medico. Viene immediatamente chiamato il dottore. Se si è girata la caviglia, la partita di Iamu è finita. Ma la ragazza in questo crampi. Momento pare sia crampi, l'intervento medico pronto. È certo che perdere Charity Iamu per Prato non è la prestazione migliore, no, però è un terminale offensivo a cui affidarsi qualora ci fosse un pallone che possa decidere la partita al termine dei 30 minuti di gioco. Prova a rialzarsi Iamu, aiutata da Chiara Della Maggiora. È evidente una cosa Beppe, 6 partite per queste due squadre in 14 giorni, è un ritmo da NBA. Dici giustamente, però avvalora ancora di più quello, gli apprezzamenti che facevamo per tutte le giocatrici in campo che stanno disputando una prestazione eccellente con delle fasi difensive veramente da applausi. Io sono perfettamente d'accordo con te, anche perché adesso Iamu viene trasportata fuori dal campo, c'è pronta Burra a cercare la trasformazione del rigore e anche adesso Valentina Megli va a sincerarsi delle condizioni di Charity Iamu. È una tegola notevolissima questa per Prato, per una Prato che nonostante tutte le difficoltà a un quarto d'ora dal termine della stagione è in partita. Assolutamente sì. Iamu si è tolta una calzatura e viene portata a braccio verso la panchina. Auguriamo ovviamente che all'atleta, alla stella di Prato, giocatrice con un futuro sicuramente radioso, ancora ampissimi margini di miglioramento nonostante adesso sia già un fattore importante. 18 anni, il futuro è nelle sue mani. Burra contro Elisa Ferrari, gli chiama il tiro, Burra mette il pallone in porta, 20-16, altro che partita finita, qui c'è ancora da giocare, qui c'è ancora tutto in ballo. Sì, Prato non molla, è ancora incollato all'Ariosto, più 4, palla in mano per le ragazze in divisa nera, con Ottani impiegata anche offensivamente da Carlos Britos e Stefani Petrova seduta in panchina a ripiattare. Tanic, Manfredini, ancora Ottani, Sormaz, uno contro uno, palla difficilissima, Pissoglietti va a sfondare su Della Maggiora. È una palla persa sanguinosa, non era proprio ferma Della Maggiore. No, Della Maggiore era ferma, questa volta ha avuto ragione lei e palla che torna in mano alle toscane. Micotti, Martinelli, vuole ragionare Margherita Ferrari, si sta facendo di tutto per rimettere Iamu in campo. Beh, come è giusto che sia, chiunque proverebbe a... anche la 100% Charity Iamu. Recuperate contropiede, Sormaz appoggia il pallone in porta, 21-16, da una persa sanguinosa arriva un contropiede mortificante e qui il fallo di Manfredini che va a fermare
deve fermare Melissa Gurra. Sta provando a rientrare in campo Iamu. Sforzo extra chiesto alla terzina di Prato. Gurra para Ferrari, Uchino, e qui arriva il gol di Uchino. Gol pesantissimo di Virginio Uchino, che probabilmente ha sbattuto cadendo. Gran gol, anticipato Manfredini, in tuffo ha trovato anche l'angolino. Già non era facile agguantare la sfera, in più indirizzarla anche all'angolino. Applausi al pivot di Prato. Si scalda Iamu, ci proverà a rientrare in campo la terzina di Prato, dolente, forse non soltanto muscolarmente ma anche a quella caviglia. Attacca l'Ariosto. Sormaz, Tanic, ancora Ottani, Tanic per Sormaz, non c'è ovviamente l'ala, per fortuna non arriva la persa. Tanic spara sotto l'incrocio, più 5, si resta lì. Beh, Tanic continua a essere un protagonista in questa sfida, conclusione da fuori imparabile per una pur ottima Felec. Martinelli ancora per Gurra. Rossi non può servire della maggiora, arriva il fallo con Virginio Uchino che va a prendere nuovamente posizione. Gurra ancora, il fallo di Tanic, si resta lì, altro 9 metri. Martinelli, è una sfida di nervi questa. Gurra cerca Micotti che non può attaccare. Martinelli, palla buonissima per Della Maggiora che mette un'altra palla alle spalle di Elisa Ferrari. 18 di gioco, Prato a 4 di distanza. Della Maggiora, da quando è entrata in campo, sta dando un contributo veramente importante ai suoi. Ha aiutato a ricucire e a far sì che l'Ariosto non possa scappare, perché una fuga adesso rischia di essere decisiva. Ferrara para Felet. Chiara Ferrara, tiro aperto, ha parato Felet. 18 di gioco della ripresa, intensità al massimo. Ci avviciniamo all'ultimo spicchio di gara, quello che decide l'esito del campionato per queste due squadre. Assolutamente sì, 9 metri per Prato. Martinelli cerca ancora Gurra, uno contro uno di Rossi, eccolo il pallone per Martinelli. Gurra prova a incunearsi, c'è lo sfondo da parte di Gurra, può ripartire Ferrara con il lancio di Elisa Ferrari per Chiara Ferrara, tutto chiuso. Si va da Soglietti che molto esperta prende un fallo da parte di Margherita Rossi, si attacca per il più 5. Si attacca per il più 5 con Tanic in cabina di regia che scambia con Sormaz e Petrova rientrata in campo dopo aver rifiatato. Tanic per Manfredini, ancora Sormaz, sparo in porta, un tiro pesantissimo, più 5-11 dalla fine della stagione. Che conclusione a tutto braccio di Agenu Sormaz e palla all'incrocio dei pali. Martinelli cerca il varco Rossi. Ci sta pensando Valentina Megli di buttare nella mischia anche Iamu. Martinelli, buonissima palla per Rossi, scala, paratissima da parte di Ferrari, vale quasi una stagione questa parata. Se c'erano dei dubbi che Elisa Ferrari sarebbe stata una protagonista, ci pensa lei a fugare ogni dubbio. Fa esplodere il palaboschetto Elisa Ferrari, è una parata che vale quasi una stagione. Assolutamente sì, ma comunque Elisa Ferrari è stata protagonista in tutta la stagione ferrarese. Manfredini, Sormaz, se ne va e trova il gol del più 6. Ariosto prova a mettere la freccia. Sì, potrebbe essere davvero, Enrico, questa la fuga decisiva. Ora stringere i denti in difesa perché Prato non ci sta ad arrendersi e proverà con tutte le forze a ricucire il punteggio. 10 esatti al termine, Ferrara difende sul più 6. Rossi, incitamento al massimo per la Secur Fox, è una statua coach Carlos Britos. Rossi, la palla nell'angolo, non può attaccare, prova lo stesso Micotti, che gol! Anzi è Borrini che ha trovato un gol clamoroso. Questo veramente
si può solo fare i complimenti all'esterna destra, perché una rete così va solo applaudita. Qui Borrini ha fatto un gol clamoroso, giallo intanto per coach Tieghi. In questo momento viene sanzionata la panchina ferrarese, non abbiamo capito perché, ma evidentemente qualcosa si è detto. +4, anzi +5 per l'Ariosto, che attacca per il +6. Mai visto protestare presidente Magri in 4 anni che vedo le partite di Ferrara, mai. Maurizio Magri lo vedo ancora agitato in piedi davanti alla panchina. Ci sta. Ci si gioca tutto in questi 9 minuti. Petrova, Tanic, ancora Sormaz, Ferrara e la rete rimette la freccia. La Securfox col gol di Chiara Ferrara, fuori Felet, dentro Blai, tra i pali della Tusce, Martinelli, evidentemente bandiera bianca per Charity Yamo. La Securfox vede il traguardo di una salvezza difficilissima. Martinelli, ancora palla per Gurra, Martinelli, tutto sulle spalle di Rossi, va da Borrini, trova un altro gol, non molla Borrini, resta lì. Borrini è la spina nel fianco in questo momento per la difesa di casa, brava lei a trovare sempre lo specchio della porta, va cercata da parte delle toscane perché è quella con la mano più calda in questo momento. Petrova, la palla per Tanic, ancora Petrova, rischia la persa, raccoglie il pallone Soglietti, Petrova, 9 metri, tu Stefani Petrova ha tenuto il possesso, 8 minuti al termine, +5 Securfox. Tanic cerca il varco, trova Soglietti, va rigiocata questa palla, Petrova, ancora Sormaz, c'è passivo, non può attaccare Chiara Ferrara, buona la difesa di Ucchino, braccio alto, serve un tiro, Sormaz lo prende, che gol! Erano questi i suoi tiri, quello per il quale è stata chiamata Ferrara per rinforzare l'Ariosto, e sfortunato in questa occasione Rossi. Sfortunata Rossi, ma c'è il contrattacco, 9 metri per la Prato, facce scure per la Tusce, +6, una scalata da recuperare per la formazione di Prato, neopromossa ma autrice di una stagione un po' come la Securfox a luce ed ombre. Abbiamo già detto, nessuna delle due avrebbe meritato questo scontro. Ottani va a fermare ancora una volta Margherita Rossi, 23 di gioco, 7 al termine, 6 gol di vantaggio per la Securfox. Rossi cerca il varco, non trova Ucchino e c'è l'invasione, possesso Securfox, Securfox che ha un passo dalla salvezza. Palla persa questa volta per Prato. Sì, sono ancora 7 minuti a giocare, però comincia a intravedersi il traguardo in fondo al rettilineo. Possesso chiave per la serie questo. Petrova, attacca Tanic, uno contro uno, Gurra, buona difesa, Soglietti prova a chiuderla lei, c'è il fallo di Della Maggiora, energica la giocatrice maglia numero 9. Qui Tanic, anzi Manfredini, blocco irregolare, questo è un errore che pesa. Ucchino sola davanti a Ferrari, c'è il gol di Virginio Ucchino, palla persa che pesa abbastanza, riduce il punteggio 26-21. Ucchino, altra giocatrice esperta che non ci sta ad alzare bandiera bianca, è ancora troppo presto. Attacca per il nuovo +6 la Securfox. Tanic, Petrova, ancora Stefani, Tanic, Manfredini si sposta, eccola la giocata giusta per Sormaz, passi, l'arbitro ha fermato tutto e ora Chiara Ferrara è brava sull'altro versante, gioco fermo in questo momento, si perde in mano a Prato e adesso prova ad attaccare per il -4 la formazione ospite, 5 al termine, 5 di vantaggio
per la Securfox. Rossi rischia la persa, la tiene ancora Martinelli, prova a far muovere la difesa di Ferrara. Gurra, ottima la difesa ancora della Securfox. Martinelli, non c'è spazio, palla persa, contropiede di Soglietti. Angelini rischia la persa, Manfredini, Angelica Manfredini, non Angelini, pardon. Palla per la seconda. Pareva scottasse il pallone sulla metà campo, poi quando arriva nelle mani sapienti di Maja Tanić, la regista di Ferrara si ferma, mette ordine e si riparte. Tanić, pronto il time out per coach Carlos Britos, vedremo quando lo chiamerà. Tanić per Sormaz, uno contro uno, Ucchino, difesa notevolissima. Stiamo parlando al 56esimo della sesta partita in 12 giorni. Sì, anche perché Sormaz è in un momento di grazia, bravo Ucchino a ridurre la pericolosità. Altro 9 metri, fa correre il cronometro la Securfox, braccio alzato, deve andare al tiro, palla persa, qui non se l'aspettava più Manfredini, può correre Prato con Rossi che riesce a trovare Martinelli, molto spazio, Micotti a puntare Borrini, anzi non Micotti, Borrini, altro sfondamento per Borrini, palla persa sanguinosa, Soglietti chiude la serie probabilmente, Beppe. Sì, questo può essere davvero il contropiede decisivo, potrebbe davvero avere giocato un brutto fallo di Petrova adesso. E qui già chiamato il time out, è andata benissimo a Petrova. Petrova aveva steso con una mossa di karate l'avversaria, ha rischiato davvero tanto la giovane Bulgara. 3 minuti al termine più 6, Ferrara è veramente a un non nulla dal traguardo. Sì, si vede il traguardo, ancora vietato alzare le mani dal manubrio, concentrazione e soprattutto non allentare in difesa, perché è la fase difensiva che in questa sfida ha fatto la differenza per Ferrara. Prato è chiamata a fare l'ultimo sforzo, purtroppo per le ragazze toscane vediamo ancora Charity Yamu seduta sconsolata sulla panca, quindi l'ultimo sforzo sarà prevedibilmente senza la stella e maggior terminale offensivo delle ragazze della Tusse Prato. 3 partite, Beppe, totalmente diverse, una partita simile con punteggio inverso a Prato, qui una partita dai 60 gol come da stagione per entrambe, la gara 3 è stata ancora un'altra cosa. 3 partite intense, belle, 2 con difese stratosferiche, la prima non si può dire per Ferrara, che però ha saputo farsi perdonare nelle 2 sfide successive. 3 al termine, attacca Prato per un tentativo disperato di riaprire la gara. Gurra cerca Rossi, altra persa, vengono fischiati i passi, Ferrara è a un niente dalla salvezza. Io penso che il morale stia andando sotto i tacchi delle ragazze di Prato, perché una persa gratuita come questa veramente in un momento così può essere veramente letale. Sormaz, c'è 9 metri, 2 minuti per Sormaz. Qui c'è stato un po' di ingenuità, bastava lasciare il pallone. Sì, anche perché il momento della partita non si può commettere un'ingenuità così. È pur vero che insomma sono 6 gol da gestire. 6 gol, se non ci sono cose al momento che sembrano impensabili, perché la difesa dell'Ariosto fino a questo momento è stata ampiamente all'altezza, direi che si vede davvero il traguardo. Manca la porta, ma c'è il fallo di Ucchino, arrivano anche i 2 minuti, campionato praticamente finito per Virginio Ucchino. Direi proprio di sì, forse si va verso la fine del campionato per anche l'Ariosto, che sta per concludere la partita vittoriosamente. Ora è Stefani Petrova davanti che prova a trasformare il penalty che potrebbe dare la sicurezza. Petrova contro Blai, para Blai, Prato resta ancora in vita, 3 minuti al termine, deve correre la Tusce, 6 contro 6, entrambe in inferiorità. Rossi per Martinelli, non c'è spazio per attaccare, Martinelli per Rossi, Gurra, rigore,
È andata bene che non è arrivato due minuti. Sì, Petrov ha spinto Gurra in fase di in azione di tiro, ineccepibile la decisione arbitrale. Della Maggiora è pronta a battere, lascia Gurra l'incombenza. Gurra contro Elisa Ferrari, altro gol, 27-22, meno 5 a due minuti dal termine, impresa praticamente impossibile per la Tusce. Giustamente Cosbritos chiede a Elisa Ferrari di rimanere sapientemente in porta. Bisogna anche giocare col cronometro, far trascorrere il tempo e vedere che questa fine di campionato termina nel migliore dei modi per l'Ariosto. Soglietti, altro fallo di Della Maggiora, 28-12 sul cronometro, 58-12 che dir si voglia, più 5, attacca Tanic, Soglietti passa, para Blai, entrata molto bene in partita. Sì, due interventi, subito protagonista il portiere che ha sostituito la pur ottima Felet. Rossi, spazio per Della Maggiora che va dentro, c'è la parata da parte di Ferrari, corre contro il cronometro Prato, un minuto al termine, Ferrara è vicinissima alla salvezza, ancora Rossi, chiede un'ultima difesa coach Britos, Gurra per Rossi, attacco sbagliato da parte di Martinelli, ancora Rossi, cerca il varco, Micotti, la parata di Ferrari è finita, titoli di coda con Chiara Ferrara che mette il sigillo, 28-22, l'Ariosto è salvo. Non so se è stata più bella la parata di Ferrari o il contropiede di Ferrara, entrambe bravissime. 28-22, siamo sui titoli di coda per quanto riguarda questo campionato con la Securfox che è pronta a festeggiare la salvezza. Para due mani Ferrari, c'è spazio per un ultimo attacco di Katia Soglietti, molto brava qui Rossi, c'è il due minuti per Margherita Rossi e ci sarà probabilmente il 7 metri per la Securfox. Cronometro fermo. Beppe, noi siamo molto molto vicini a quello che è l'epilogo del campionato. È stato un campionato duro, difficile, momenti di scoramento, momenti esaltanti, per fortuna termina nel migliore dei modi. L'Ariosto sarà anche la prossima stagione, tanto Katia Soglietti sbaglia un penalty ma non inciderà sull'esito della partita perché l'Ariosto sarà nella massima serie anche il prossimo anno. Ferrara resta nella massima serie, questa è la notizia di questo pomeriggio, mentre il cronometro sta scadendo, tutto il pallaboschetto in piedi con la voglia di festeggiare, prova addirittura Elisa Ferrari a ritagliarsi una soddisfazione, è finita la Securfox, festeggia la salvezza, una salvezza, Beppe, mi sento di dire meritata, perché la Securfox ha fatto questi playout con 18 punti fatti in stagione regolare. Beh, meritava di salvarsi perché rispetto alle altre aveva fatto molto di più, il regolamento è questo. È bello vedere ferma Rocchi con una gamba sola andare a festeggiare insieme alle compagne, merita l'Ariosto, onore a Prato che ha venduto carissimo prezzo la pelle, purtroppo lo sport è questo, sarà Prato a dover retrocedere nella seconda categoria nazionale. Credo debbano essere doverosi i sottotitoli di questa spareggio, di questa ultima gara nei confronti di una Tusce che ha dovuto giocarsi il tutto per tutto con 15 minuti senza la giocatrice migliore uscita sul meno 2. E non è poco, perché perdere Charity Yamu è veramente un fardello enorme da sopportare. Invasione di campo a Ferrara con le ragazze dell'Ariosto che vanno a raccogliere gli abbracci dei propri tifosi. E questa è l'ultima immagine della stagione della Serie 1 femminile, gentili amici di Eleven Sport all'ascolto. Ferrara è salva, Ferrara resta in Serie 1. La Securfox chiude la serie playout con una vittoria in gara 3. L'abbraccio al centro del campo anche per la Tusce. Io non credo finirà qui, sarà un'estate lunga. Se ci sarà modalità di ripescare una squadra, io credo che la Tusce di diritto dovrebbe meritarsi questo ripescaggio. Ragazze giovani, brave, locali, un'allenatrice che ha guidato questa squadra sino all'ultimo atto, ma stasera esulta Ferrara.
Sì, auguriamoci di vedere Prato ai nastri di partenza della 1 anche il prossimo anno per un'altra sfida come questa al Palaboschetto. Sarebbe bellissimo ritrovare le ragazze toscane. Un ringraziamento doveroso a Beppe Celeghini, è stato un onore commentare la Secur Fox in questi 4 anni con te. Grazie, è stato un piacere, il merito è tuo Enrico e speriamo di vederci ancora su questi campi. Vediamo. È tutto da parte di Enrico Bonzanini, un saluto gentili amici sportivi all'ascolto, appassionati di Eleven Sport, la grande pallamano di Serie 1 maschile e femminile è stata qui, sono in corso le finali, vi invito a rimanere sintonizzati sui canali della FIGH e di Eleven Sport. Un abbraccio, buon proseguimento di serata a tutti.